Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questa Lexion 780, anzi la Lexion 780. Questa, se magari non l'avete riconosciuta o non vi è ancora venuta in mente di che Lexion stiamo parlando, è la tanto famosa e famigerata Lexion che è uscita ancora nel 13, è quella di Vasilis Modding, quindi appunto il modello di base è il suo. Qui è stata, diciamo, presa in mano da Lexic del CZEC Modding Team, appunto per una rivisitazione, per un lavoro di editing, un lavoro di sistemazione. Insomma, è stata presa un po' in mano e veramente veramente ha fatto un buon lavoro. La Trebbia, per chi non la conoscesse, appunto, io la considero il miglior modello di Lexion 700 che si possa trovare in giro. Mi ricordo ancora nel 13, quando uscì, veramente successe un terremoto perché tutti ne rimasero sbalorditi. Era un modello, e lo è ancora, modello unico, fantastico, veramente veramente una bomba. È stato modellato completamente, interamente da lui, con Cinema 4D. Penso ci abbia perso qualche anno di vita a farsela tutta da zero. E niente, sono contento, sono veramente contento di rivederla in Farm Simulator 17. Sono contento perché appunto il modder ha avuto un buon occhio, si è preso la briga di sistemarla, e veramente è stato fatto un buon lavoro. Sarebbe stato un peccato se fosse, diciamo, rimasta lì in un angolo, quasi dimenticata o non più considerata, perché veramente veramente credetemi che io di trebbie ne vedo, ne provo, e a questi livelli qui se ne fa veramente fatica a trovarne. Vi ripeto che di modello classe 700 questo è l'unico e inimitabile. Quindi mi raccomando, bruciate il download, il tasto del mouse, bruciate tutto, ma scaricatela, perché veramente veramente, ragazzi miei, questa mod merita davvero tanto. Forse la diretta concorrente ancora nel 13 c'era la Lexion 770 modello vecchio di SFM Modding, che era stata fatta in collaborazione con BM Modding, se si ricordano i vecchi, tra virgolette, e appunto anche quella era veramente un modello fantastico. Qui appunto, dicevo, è stata rivisitata, c'è stata qualche piccola modifica estetica, qualche piccola modifica tecnica, sempre positiva. È stato aggiunto appunto la possibilità dei potenziamenti e molte altre cose che appunto andremo a vedere nel video. E appunto nel video farò alcune considerazioni. Secondo me ci sono alcune piccolezze che dovrebbero essere sistemate. Tenete sempre comunque bene a mente che questa che vi presento è una versione beta, quindi non è finale, e prossimamente appunto non so quali, cosa, come, quando verrà sistemato, fissato. Comunque appunto già così siamo a dei buoni buoni livelli, credetemi. Ok, quindi prima di partire con la presentazione volevo fare solamente una piccola precisazione mia personale, che è questa. Nella descrizione della mod di Modonster, l'editor ha scritto che questa è il modello 2016, che però non lo è. Questa che ha fatto Vasilis Modding, questo modello qui, praticamente sarebbe il modello prima della la penultima serie di Lexion che è uscita, quella che montava appunto il Mercedes, l'OM 502, che era il V8 16 litri, che faceva circa 600 cavalli, che era stata prodotta dal 2010 al 2015, appunto all'epoca del 13 c'era questo modello qui. E invece lui appunto ha scritto che sarebbe l'ultima serie che monta il 6 cilindri Mercedes 473 da 15.500 cc, che eroga 625 cavalli. Come ben potete vedere sotto i cofani, qui non c'è un 6 cilindri ma un bel V8. Quindi appunto è una considerazione mia che lui ha scritto che sarebbe l'ultima, ma in realtà non lo è, perché fa parte della penultima, ritrae la penultima serie della
700. Ok, perfetto. Altre modifiche evidenti esterne, appunto c'è stata aggiunta la possibilità di alzare il filtro del radiatore, dove appunto si vede anche la spatola qui rossa che gira, che poi appunto andremo a vedere in campo che è animata. Poi appunto è stato allungato e diciamo cambiato la cochlea di scarico, perché in quella vecchia, in quella di Vasilis, c'era il canotto, quello più largo e più corto. Qui è stato cambiato, è stato messo quello più lungo e più stretto, che appunto si può richiudere, come ben vedete, in questa qui. E altra piccola cosa che voglio dire è una piccola questione qui del tank, dell'apertura del tank. Se vedete i pannelli, il pannello frontale e il pannello posteriore non combaciano perfettamente con la diagonale, in apertura cioè non sembra si apra completamente. Quindi è un piccolo problemino che spero verrà risolto, perché appunto, come ben vedete, anche qui non combacia appunto completamente con l'apertura. Ok, basta. Poi per il resto, sì, c'è un problemino nel particle di scarico, perché è stato appunto tenuto quello del 13. Poi appunto ve lo farò vedere. Ok, ci vengono fornite anche le loro barre, la Vario 1350 e la 1200, però appunto siamo ancora sprovvisti di barra da mais, non manca la Corn Speed, penso, magari spero, verrà fatta appunto nelle prossime versioni. Ok, perfetto. La troviamo sempre nella sezione raccoglitrici, categoria raccoglitrici. Vedete qua l'Action 700 Terra Track 2017 Tier 4, appunto non è quella del 17, ma è la penultima serie. Un costo di 385.000 euro con 1.500 euro di manutenzione giornaliera, 626 cavalli di potenza, 1.150 litri di serbatoio carburante, 40 km orari velocità massima e 13.500 litri di capacità del tank. Come personalizzazione, allora qui abbiamo sulla sezione configurazione ruote, occhio che questa mod viene fornita solamente con i track. Quindi non c'è gommata, appunto è solo gommata ovviamente posteriormente, e viene fornita solo Terra Track. Ok, abbiamo quattro configurazioni di cingoli con il Narrow Tracks Green, che appunto sono i cingoli stretti con il dettaglio verde, il Wide Tracks Green sono i cingoli larghi con il dettaglio verde e appunto stretti con dettaglio nero e larghi con dettaglio nero. Poi appunto ve li farò vedere che li ho comprati tutti. E 4. Il design, abbiamo la possibilità appunto di scegliere il Decals 780 default, il 780 con gli scratches, che sono praticamente i grafi che ci sono lateralmente sui cofani che avete visto su questa qui, 7XX e 777. Tutte, magari avete anche già visto foto reali, video reali, la 795, quella Monster Edition che era nera e verde, che c'è scritto 795. In realtà tutte le Lexion, oppure quelle che vi capita di vedere, in questo caso parlo di Farming, 7XX e 777, sono solamente questioni di decals, quindi non esistono serie superiori alla 780, quindi sul punto sono cose solamente adesivi estetici. Ultima personalizzazione, abbiamo un'altra voce design, che appunto è No Flags, Back German Flag, All German Flags, Back Czech Flag e All Czech Flags. Sono praticamente le bandierine, abbiamo possibilità di bandiera singola tedesca, tutte le bandiere tedesche, bandiera posteriore della Repubblica Ceca e appunto tutte le bandiere della Repubblica Ceca. Un'altra considerazione piccola che faccio è che cambiando i tipi di cingoli, magari stretti e larghi, non abbiamo sovrapprezzo per appunto il potenziamento, ma ce l'abbiamo solamente, sembra un po' assurdo, quando mettiamo le bandiere con 1.600 euro in più. Sinceramente io di mio avrei fatto un surplus di costo quando si aggiungono o si modificano i cingoli, non 1.600 euro per tre bandiere, insomma. È una piccolezza che sì, volevo far notare comunque. Ok,
Basta, perfetto, qua abbiamo terminato, andiamo a vedere dove possiamo trovare le barre, appunto sempre sezione lame, scorriamo in fondo, troviamo la vario 1200 e 1350 con un costo di 54.000 euro per la 1200 e 64.000 per la 1350 con costi di manutenzione uguali di 70 euro al giorno. Questa appunto la 1200 fa 12 metri di lavoro e la 1350 ne fa 13 e mezzo, tutte e due con una velocità massima di lavoro di 10 km orari. Infine nella sezione lame a rimorchio troviamo il suo caro carrellino, il cutter trailer da 34.000 euro che appunto è compatibile sia con la 1200 che con la 1350. Nella versione del 13 c'era il carrellino, mi pare, però non era skinnato class, era praticamente nero con degli inserti verde, appunto verdi, e basta. Comunque, questo qui è il carrellino. Se siete scomodi, se non avete voglia di barre, carrelli, eccetera, vi dico sempre che appunto ci sono le McDonald's Big Boss che funzionano molto bene e sono molto più comode, secondo me. E ok, comunque appunto provvista di gancio traino, possiamo appunto agganciarci il nostro carrellino e via. Qui vediamo appunto, come vi dicevo, le personalizzazioni dei track. Questi sono i wide, quelli larghi, appunto il dettaglio verde che vi dicevo è questo qui, eccolo qua. Qui vi ho preparato il verde e di qua vi ho preparato il nero. Oltretutto, comprando i cinguli larghi, si allarga anche. Si allargano gli pneumatici posteriori, giustamente per appunto stare in sagoma con tutta per avere tutta la sagoma giusta, eccola qua. Ottimo accorgimento. E questi qui sono i classici cinguli, quelli stretti, appunto inserto verde e inserto nero. E ovviamente qui vengono appunto ristretti anche gli pneumatici posteriori. Ecco qua. Ottimo, ottimo, veramente un ottimo accorgimento. Ok, bene. Interattività esterna non ne abbiamo, abbiamo appunto possibilità di che ci dà la possibilità di aprire i vari cofani e aprire la porta. Poi appunto sì, all'esterno non possiamo fare nulla. La barra ha animazioni nei coltelli, animazioni nell'apertura che appunto si alzano i laser e i puntoni davanti. Ok, vi faccio vedere questa, che appunto vi mostro le animazioni di apertura, visto che è chiusa. Eccola qua. Apertura tank, apertura canotto e apertura scaletta. È stato aggiunto anche questa piccola colonnina che appunto fa da ricevitore del GPS, che appunto non c'era nella versione precedente, cioè nel modello originario di Vasilis, dico. Ok, comunque sì, adesso non sto a farvi vedere dettagli, ragazzi, perché penso vi siate già resi conto, abbiate già visto. Qui comunque è stato fatto un lavoro anche di ritesturizzazione, una rivisitazione un po' globale del modello. È veramente veramente una roba pazzesca. Anche qua la scritta "Larvest must be so fast" è una chicca veramente veramente bella. Un ottimo accorgimento. La questione delle bandiere è questa qui, questa appunto è la bandiera singola posteriore, eccola qua. Quelle complete appunto ve ne si aggiungeranno due sopra agli specchietti retrovisori, eccoli qua. Ok. Buenos, allora saliamo su questa qui che poi andremo in campo a provarla. Saliamo. IC attivabile appunto tramite barra spaziatrice, porta sinistra. Colonnina dello sterzo. Qui in parte sulla plancia dei comandi abbiamo i tre IC che appunto comandano l'apertura dei pannelli. Questo qui abbiamo il side part, l'engine cover e il cooler cover. Eccoli qua. Sono appunto questi tre pannelli che si possono aprire. Ok, chiudiamo. 1, 2, 3. E qui lateralmente infine abbiamo l'apertura della porta a destra. Per quanto riguarda il sound, buon lavoro, ottimo lavoro, è stato migliorato, è stato modificato, è stato sistemato da quello del 13, quindi veramente un buon lavoro anche per quanto riguarda quel lato lì, ovviamente possibilità di andana paglia e non, questa è l'animazione del trinciapaglia, eccola qua.
Fanalleria, ok, poi appunto andremo a vederla in campo e buenos. Io direi di accendere. Eccola qua. Veramente quando giocate vi consiglio cuffie e via, perché dovete godervi lo spettacolo, perché veramente adesso sul video non si sente bene, ma ascoltate bene il sound. Ok, qua abbiamo anche la piccola animazione dell'exhaust, del fumo nero quando si attiva tutta l'apparato trebbiante. Ecco qua. Ok, vedete anche il calo dei giri. Qui dietro parti con il trinciapaglia a posto, polveri a posto, dirt presente anche se hai i tempi abbastanza alti, abbastanza lunghi. Vedete anche il fischio della turbina. Indoor sound. Ottimo. Qui nei computer l'unica animazione, l'unica appunto particolarità è quella di poter vedere i giri del motore, la velocità di crociera e l'ora del gioco. Se notate c'è anche una piccola vibrazione del joystick dell'idrostatica, se ben vedete vibra un pochino quando appunto siete in trebbiatura. Comunque veramente io ci sono salito sulla 760 e vi posso confermare che in cabina è veramente silenziosissima, non si sente praticamente niente, è anche giusto così perché veramente se si passa 10-11 ore di lavoro così dentro una trebbia, veramente avere un comfort incide veramente tanto sulla qualità del lavoro. Comunque vi ripeto ragazzi miei, credetemi che a livello di Lexion come questa qui non ce ne sono in giro, quindi mi raccomando, scaricatela immediatamente. Poi anche appunto sono contento che l'editor qui si sia dato da fare, le abbia prese per mano, abbia fatto le sue modifiche. Pian piano penso che appunto con le migliorie, le prossime versioni arriveremo ad avere una trebbia ancora più di valore, anche se ne ha già veramente tanto. Anche perché appunto ripeto sarebbe stato un peccato che questo modello di trebbia si rimanesse magari dimenticato o in un angolo così, perché ragazzi miei qua siamo su una mod con la M maiuscola. Bene, qua andiamo a svuotare, che così vi faccio vedere anche il particle, che purtroppo al momento è rimasto quello del 13, che non è proprio il massimo. Eccolo qua. Vedete che appunto è proprio quello del 13. Ottima anche appunto la questione dei cingoli stretti, cingoli larghi, cosa che non c'era nella versione del 13, aveva appunto solo gli stretti. Buenos, facciamo un altro giretto. Adesso vediamo, aspettiamo quella di Big Boss, quella di Julian, la S. Non so se ci stia lavorando, non so i tempi, non so cosa e come. Speriamo che arrivi presto. Sono curiosissimo. Perfetto,
perfetto. Allora, fanaleria, all'interno appunto abbiamo l'illuminazione dei tasti, l'illuminazione dei display. Questi sono i suoi fari di posizione anteriori, fari di lavoro posteriori con l'illuminazione del canotto, eccolo qua. E in più appunto abbiamo i fari di lavoro anteriori. Eccoli qui. Sì, questione live, volevo dirvi che al momento sì, sono un po' in pausa, sono un po' fermo perché appunto sto lavorando, sto sistemando, cercando di sistemare alcune cose per riuscire a portarvi un po' più di qualità, quindi pazientate che torno. Qui sono sulla Sosnovka, se non l'avete già riconosciuta. Poi comunque come in game, come guidabilità, come diciamo feeling nella guida, veramente veramente ottima, si fa guidare molto molto bene. Fantastica, bellissima. Quella del 13, adesso che mi viene in mente pensandoci, aveva anche la possibilità delle telecamere, telecamera quella dietro, quella del canotto, aveva un po' di. Aveva anche le telecamere dei laser della barra. Adesso non so appunto se verrà fatta, verrà sistemata anche qui per il 17. Anche la 770 di SFM, ragazzi miei. Era una gran mod per chi se la ricorda. Ma mi stanno venendo in mente tante di quelle mod del 13 che non avete idea. Mamma mia. Ok, bueno, io termino qui. Torniamo di là, che vi saluto. Assali, tutto quanto a posto, niente da dire. Frecce, ok. Qua. Bueno, spegniamo. Ok, faccio vedere un attimo l'animazione della barra. Eccolo qua, si chiudono i puntoni e i laser laterali. In più, appunto, vabbè, sempre la solita questione ASPO, quindi su, giù, avanti e indietro, appunto, solita animazione della barra e ok. Mettiamo giù. Bene, ragazzi, io a questo punto termino qui. Spero vi siate resi conto della mod. Spero la apprezziate tanto quanto me. Avete visto, insomma. Di che pasta è fatto questo modello, di che pasta è fatta questa mod e spero vivamente venga migliorata, sistemata, fatti gli aggiustamenti, i giusti aggiustamenti e niente, in attesa appunto delle prossime versioni io vi lascio il link in descrizione, spero appunto vi sia piaciuta la mod, provatela, scaricatela, bruciate i download come ho detto all'inizio e basta, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!